si parla di corruzione elettorale laddove un sindaco viene eletto attraverso la compravendita di voti. Venivano dati soldi dall'imprenditore a evidentemente elettori per formulare la preferenza verso una determinata persona, che poi in un caso è stata eletta. Realizzate, sappiamo che non sono state realizzate a regola d'arte, ma non costituiscono, come diceva il collega, un pericolo immediato. Certamente bisogna fare accertamenti, ovvero sia carotaggi piuttosto che controlli della composizione dell'opera stessa per verificare che siano pienamente idonee all'uso. Insomma, tenete presente che sono opere destinate a durare degli anni. Evidentemente un'alterazione dei materiali utilizzati potrebbe un domani creare problemi. Cioè, corruzione, concussione, associazione a delinquere, che direi che è il reato più che stigmatizza maggiormente questa situazione. Abbiamo un'associazione a delinquere finalizzata all'alterazione di gli appalti dell'Alta Valtrebbia, come quasi tutti gli appalti, credo che sia questo, falsi in atti pubblici, frodi in pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato. Spero di non essermi dimenticata niente. Ma emerge la Piacenza vischiosa della sentenza Levante? Allora, sul punto vorrei essere estremamente precisa. Quella frase è stata inserita in un contesto e esemplificata molto bene. Qui io mi limito a dar conto di quelle che sono le risultanze, dietrologie o analisi così superficiali mi lascio ad altri. Questa indagine è partita da un incidente che è accaduto nel 2015 nella fabbrica di uno degli imprenditori arrestati con custodia cautelare in carcere. Questa indagine poi è finita perché non sono stati mai individuati gli autori dell'incendio doloso, ma da questa indagine è iniziato ad emergere una rete, è iniziata ad emergere una rete di rapporti particolari comunque da approfondire tra questo imprenditore, un altro imprenditore e alcuni amministratori locali. L'indagine si è svolta prevalentemente con servizi di intercettazione e tra cui il captatore informatico, che il cosiddetto Trojan, che si è rivelato utilissimo, e servizi di osservazione e, laddove è stato possibile, senza danneggiare le indagini, con acquisizioni documentali. Il nome degli amministratori arrestati è stato fatto solo ed esclusivamente perché è un interesse della collettività conoscere le persone che sono i loro amministratori locali, ma anche per escludere e per far chiarezza altre persone che legittimamente svolgono il loro ruolo di amministratore locale. Figura di Castelli, che era diventato in questi tempi un po' il paladino della buona amministrazione dei comuni di montagna, ricevuto più volte anche dal presidente Mattarella, che ruolo aveva? Premetto che io non conosco e non ho mai conosciuto questa persona, il ruolo che aveva è quello cristallizzato per me nelle carte, ed è il ruolo di una persona che ha commesso, fino a prova contraria, dei reati particolarmente gravi, tanto da far accogliere la nostra richiesta di custodia cautelare in carcere. Dalle perquisizioni di stamattina ci sono già sviluppi? Ci sono degli sviluppi positivi perché alcune ipotesi che emergevano chiaramente dalle intercettazioni, le faccio un tipico esempio, uno dei lavori particolarmente evidenti fatti in un'abitazione, abbiamo constatato che sono stati effettivamente fatti, quindi positivi per quello che è il materiale probatorio agli atti. Ci terrei a dire una cosa: questa non è un'indagine politica, questa è un'indagine, certo, di corruzione. I colori politici nulla c'entrano. Qui ci sono delle persone che hanno agito contro l'interesse della pubblica amministrazione per fini meramente di lucro, quando si trattava di un imprenditore, e di utilità personale, quando si è trattato di pubblici amministratori.